libro nato un po' per caso e un po' per gioco, quel gioco che accomuna tanti, e sarebbe stupendo se nel mio piccolo potesse essere d'esempio ai più giovani per la voglia di non mollare mai e inseguire i miei sogni. La passione e l'impegno possono battere le avversità sia nello sport che nella vita. Sono le parole del fanese Gianluca Boiani riportate nel libro intitolato Voglio giocare. Grande appassionato del calcio a 5, Gianluca, 45 anni, ha deciso di raccontare la sua storia e condividerla con la città. L'appuntamento è previsto per domenica alle ore 18 all'Arena BCC ai Tre Ponti di Fano, dove si terrà la presentazione del libro patrocinato dal Comune insieme a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del volume. Presenterà l'iniziativa il giornalista Matteo Magnarelli. Presentiamo praticamente una mia biografia, un libro, Voglio giocare, di cui parla un po' della storia dalla mia infanzia calcistica. Ci saranno parecchie foto, parecchie testimonianze. L'idea di questo libro è nata dall'osteopata Giulio Malfanti e scritto poi da Massimiliano Barbadoro, due grandi amici. È nata così per gioco e vedremo poi cosa verrà fuori. Speriamo che rimanga il gioco e che la maggior parte delle persone vogliano, insomma, comprarlo per poi vedere cosa c'è dentro, chi ci si ritroverà e altro. I proventi della vendita del libro saranno interamente devoluti all'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Montelabate Calcio Amputati, di cui fanno parte Luigi Maggi e il fanese Lollo Marcantognini. La copertina non la svegliamo oggi? La copertina sarà una sorpresa per quel giorno lì, domenica 18 all'Arena BCC. Siete invitati, chi vuole fare un salto anche dopo il mare, venendo su dal mare, e vedremo cosa viene fuori.